Ciao fans, nella terza parte di questo viaggio siamo ripartiti dalla cima del Col della Madeleine, che non ci aveva dato grandi soddisfazioni, accorgendoci che fosse veramente tardi. Abbiamo quindi deciso di rinunciare a una serie di passi che avremmo fatto solo salendo e scendendo, dato che non portavano da nessuna parte, e ci siamo diretti verso il Col du Galibier, facendo nel mezzo anche il Col du Télégraphe. E proprio qui, in cima al Col du Galibier, che abbiamo scoperto essere veramente spettacolare, che ci eravamo salutati dopo che una signora francese si era fermata apposta per farci le foto. Possiamo riprendere quindi con la quarta parte di questo viaggio spettacolare. Buona visione! Let's go, baby! Supera il camion del gelato, dai! Dopo la sosta fotografica riparte l'inseguimento di Lady KTM. Strade deserte, asfalto, beh, qui non più proprio al top, però comunque la vista ripaga l'asfalto non eccezionale. Ma raga, ho capito? Bellissime queste montagne. Fans, che poi ci dicono che parliamo solo tra di noi, non con voi. Quindi, fans, mi rivolgo a tutti voi e anche Luna si rivolge a tutti voi, vero che ti rivolge a tutti loro? Certo. Benissimo. Il Col du Galibier ve lo consigliamo. Cioè, guardate qua che roba. Bellissimo. Ha un po' il fare delle Dolomiti, tra l'altro. Nonostante probabilmente con le Dolomiti non c'entri veramente nulla. E adesso qua va l'imitatore. Che sorpasso cattivo. Che prepotenza. Fa il vuoto e cerca di recuperarlo. Attenzione, c'è un semaforo. C'è un semaforo. C'è un semaforo. Incredibile, c'è un semaforo. Senso unico, eh. Guarda qua dove ti porto. Non so neanche io in realtà dove ti sto portando. Qua ha smesso di caricare, c'è nessun servizio, quindi la mappa è tutta un po' a pezzettoni grossi. Verde. Vabbè, tengo sulla visiera, tanto non si darà una ciofeca di niente. Quanto è stretto! Guarda che ci sono delle lucine. Sai cosa si fa in queste gallerie? Ah, di là è brutto il tempo, però. Che è proprio dove dobbiamo andare. Bello. Ma non c'è un cartello con scritto Col du Galibier cima, no? Chalet du Galibier, no. Scusa. Dove stavi andando? Stavo guardando là. Oh, stregheta, che freddo che fa! Porca vacca, che freddo! Allora, fans, quello che non si percepisce è il freddo, l'umidità. Basta che non prendi la pioggia, poi può esserci anche meno 5. E io sono in boxer, fa niente. Se piove, mi fa salire le bestie di Satana. Sì, fans, perché dovete capire che Eros si agita quando piove. Perché a me, alla fine, del fare il viaggio in moto, piace anche fare il video, ma non tanto per gli altri. Più per me, perché poi, cioè, pensa quando avremo tipo 40 anni, che li rivedremo o li faremo vedere ai nostri figli, sarà fico. Diranno: guarda che coglioni. Vabbè, quello che è, perlomeno non ci droghiamo. È che quando inizia a piovere e stacca la Sony, e stacca la GoPro, e mettile via, e poi smette, ritirale fuori, e poi attacca e sta, e cioè dopo due volte che lo fai ti sei fracassato. Guarda che colori le montagne. Sì, bellissima. La faccio passare così posso inquadrare lei con le montagne di fianco, che sono veramente belle. Supera. Bene, pranzo, sono le 7 e non abbiamo ancora pranzato. Ci abbiamo fatto colazione stamattina alle 7:30 e ancora non abbiamo mangiato da allora. Vabbè, abbiamo mangiato un oro choc. Un oro choc a testa praticamente. Cioè non un pacchetto. Uno a testa proprio. E sono le 7 e ancora abbiamo pranzato. Abbiamo i panini fatti da stamattina alle 7:30, che già saranno marciti nel mallo zaino praticamente. Beh, con sto freddo si conservano. Ma speriamo di fare in tempo ad arrivare un orario decente per farci una
una doccia e uscire a mangiare una pizza. Speriamo. Che altrimenti ci tocca mangiare i panini. Bello. Beh, meglio che niente, eh. Sì, beh, meglio che niente. Guarda il ghiacciaio. Sì, guarda lì il ghiacciaio, che fico. Guarda lì, perché tra 10 anni per il riscaldamento globale non rimarranno neanche quelli. Anche qui c'è una curva qua. Curva infame, eh. Sembrava che allargasse, invece stringeva. È come la Pussy. Stringe la traiettoria? Cosa hai fatto? Hai grattato il piede? Sì. E la supera mentre si prende spavento? Attenzione, curva stretta. Ah, e il navigatore mi ha portato fino a qua. Siamo arrivati, secondo lui, al Col du Lautéré. Adesso bisogna capire da che parte bisogna andare. Prende la E, fantastico. Caricherà manco. Bene fans, anche la discesa del Galibier è finita. Ci siamo fermati un attimo qua a vedere la strada sul navigatore, perché l'avevo impostato fino a qui e da qui in poi non la sapevamo più. In realtà questa qua è anche la cima di un altro passo. Cioè siamo scesi dal Galibier ma siamo in cima all'Lautaré. E invece adesso giriamo verso sinistra e andiamo giù di nuovo verso l'Italia, perché volevamo dormire in un albergo che avesse il bidet. E quindi andiamo a Ulux. Eh sì, comunque guarda che è un problema. Pensa se ogni volta che fai la cacca devi farti la doccia, che sbatti. No, meglio andare a dormire in Italia. Mi sento più a casa. Non superare. No, infatti non supero. Ho visto. Ma dici che la polizia? Mi sembra. No, forse no. No, è uno che sta facendo campeggio. Ma ti pare? Guarda. Ma ti pare? Erano due hippie che stavano facendo campeggio e hanno steso l'asciugamano sul cofano per asciugare. Infatti mi sembrava strano la polizia. Abbiamo visto un posto di blocco tutto il giorno. Mi sembra veramente tranquilla la situazione qua in Francia, eh. Noi abbiamo comprato le cose che dovevamo avere. Ah, perché ricordiamo le fans, magari qualcuno non lo sa. In teoria in Francia è obbligatorio avere i guanti omologati. Quindi se avete l'etichetta dentro il guanto non tagliatela, che poi perdete l'omologazione. Bello, guardate che si ammazzano qua. Poi serve avere il kit di primo soccorso, ma ne basta uno in due, quindi ieri l'una è andata a comprarlo. Ci sono bende, cerotti, una forbicina, i guanti, che non si sa mai, può sempre tornare utile comunque. E poi vi chiedono di avere il giubbottino, quello catarinfrangente che avete in macchina, giallo o arancione. E per quanto riguarda la situazione autovelox, multe eccetera, beh, multe non lo sappiamo, potremmo parlare tra un mesetto. Però autovelox sì, io non ne ho visti e non so se sia un bene o un male. Posti di blocco con l'autovelox non ne ho visti e sempre non so se sia un bene o un male. Poi vedo che comunque se la scannano qua, non è come in Svizzera. Cioè in Svizzera vanno tutti 50, vanno a 50, forse 49. Qua comunque tarellano giù pesante. Ah, la baguette funziona, eh. Oh, comunque la baguette è strabuona. No, sai che mi piacerebbe andare a Parigi? Solo che ho paura degli attentati. Ma va, poi ci sono io che ti proteggo. Comunque è più bello il Galibier dell'Isaran, eh? Sì. Comunque non so se è la stanchezza quando arrivi a un certo punto, ma ti sale una scemenza. 1, 2, 3, tarari com si com sa. 1, 2, 3, tarari com si com si. Vai, abbiamo l'ultimo tappo e poi possiamo andare giù a cannone. Seguimi, mia prode compagna. Porca vacca, manca il furgoncino bianco. Dai che non viene su nessuno. Dai che questa è una pistola. È Nürburgring questo, Nürburgring della Francia. Qua si può andare giù belli decisi, sperando che non ci sia l'autovelox. Guarda qua che curvoni veloci. Porca vacca, bellissimo. Mugello, eh. Mugello, cazzo. Dai, vai, vai, che sennò mi annoio. Che poi lì inizia il paese. E si francobolla? Aspetta che c'è scritto radar là. Vai piano, eh. C'è scritto 30, andiamo a 30 che c'era scritto radar e non si sa mai. Comunque fans, mancano 49 minuti, 41 chilometri a il rientro in Italia, a Ulux. Grazie Wikipedia. E qua ha piovuto bene, eh. Ma l'importante è che non piove adesso. Aspetta che qua c'è scritto control radar frequentes. A parte che è sabato sera e sono le 19.40. Beh, comunque è 80 al limite. Ah beh, allora a posto. Oh cazzo, guardalo. Era un autovelox. Sì.
A parte che oggi, quando abbiamo letto quei quartelli lì, che ne abbiamo visti un paio, poi andavamo sempre alla velocità giusta. Ma non è che quelle rotonde che fanno i francesi? Ma manca veramente poco, 33 km. Ho voglia di arrivare perché sono stanco. Magari riusciamo ad arrivare che c'è ancora un po' di luce. Sta gocciolando o sono moscerini? Mi sa che sta gocciolando. Porca vacca, qua ancora più bagnato. Dai, è tutto azzurro di là al cielo. Io pensavo dovessimo andare verso di là, ero già preso male. Sei contenta? Sì. Pensa se ti beccavi il moroso che non andava in moto. Ma infatti non lo volevo. O che aveva la moto ma non era un vero biker che si sparava sti giri giganti. Già mollato. Mi mancherà questa cosa che si spostano quando torniamo in Italia. Figa, ma vanno giù nel fosso per farci passare. Cosa? E si è spostato un casino per farci passare. Vai, passami. All'interno, esterno, interno. Non si capiva bene? Interno, esterno, interno. Ma che ci facciamo questo passo al sunset? Le altre coppie vanno mano nella mano sulla spiaggia. Non l'abbiamo fatto, ma adesso al tramonto andiamo in moto. Guarda qua che curva! Sto tornante. Imposta il tornante? Mica con lo zaino non riesco a muovermi. È più pesante, è più difficile. Esce all'interno, non è vero? All'esterno? Ah, siamo a Montgenèvre. Villaggio Fleury. Siamo in cima al passo. C'è anche Golf International. Guarda. Sì, ma pregio, guarda il laghetto coi campi da golf. Vabbè, anche la scultura. Ah no, però aspetta, c'è tipo una specie di dogana, non so cos'è qua. Ah sì, police. Perché mi sa che poi qua avanti si rientra in Italia. Welcome to Italy. Italia. Attenzione. Beh, devo essere sincero, mi è piaciuta la Francia, eh. È stato bello. Soprattutto tutti veramente troppo gentili. Cioè, mi hanno fatto sentire quasi a disagio. Bene, France, abbiamo messo l'albergo nel navigatore. E si può andare? Ora qua che tornantone. Cacca. È un pistone questo, eh. Comunque abbiamo fatto 8 ore di guidato. Mancano 5 minuti e 3 km. Guarda che bello il tramonto. Bene fans, siamo a Saxe-du-Luxe, che non so se si pronuncia così o meno. Boh, comunque adesso vi facciamo vedere che posto abbiamo prenotato. Non lo sappiamo nemmeno noi, però speriamo bene. Mi sa che siamo arrivati. Ah, se è questo, Serendipity. Siamo arrivati? Dove parcheggiamo? Lasciamolo un attimo qua. Bene fans, siamo arrivati all'hotel. Adesso spegniamo tutto e andiamo a portare le cose in camera e ci facciamo una doccia calda, che stiamo morendo di freddo. Ci vediamo direttamente domani, così ci godiamo la serata per noi. Sì. Bene fans, ci vediamo domani, che facciamo un nuovo video sempre sulle Alpi francesi, su e giù. Ciao fans. Siamo appena arrivati in albergo a Saxe-du-Luxe, non so come si pronuncia, quindi lo dirò male sicuramente. E siamo in hotel, veramente fico. Si chiama Serendipity. Quindi non veniteci a trovare in camera di notte per rubarci le cose. Se volete passare a salutarci invece va bene. E oggi abbiamo fatto veramente un botto di passi, poi vi carichiamo le storie un po' alla volta che abbiamo fatto su, perché prendeva male e era un casino. E niente, però il galibier, tantissima roba. E niente, ci faccio la doccia e andiamo a mangiarci una pizza.